Naturalmente non faccio un intervento formale, perché siamo, a mio parere, in una situazione di snodo importante, no? Richiamo alcuni elementi generali per poi venire un po' a parlare di quello che proponiamo noi in relazione anche a quanto ha detto la compagna prima. Questa crisi strutturale del capitalismo è una crisi durevole e infinita. Molti l'hanno analizzata dal punto di vista economico, se è uguale a quella del 29 o no. Io preferisco analizzare dal punto di vista della soggettività, nel senso che nel 29 le forze del movimento operaio, per quanto all'interno di una grande sconfitta, erano un po' più organizzate, diciamo così, di noi, e quindi avevano la capacità di organizzazione, avevano un punto di riferimento internazionale, e mentre noi siamo veramente all'interno di un grande frazionamento, quindi siamo in una situazione, e per questo la crisi è più lunga, perché la crisi è anche governata dal capitale in varie modalità ed è usata come costitutiva di un nuovo ordine internazionale, europeo e anche nazionale. E quindi è usata, no? Nel senso che il capitalismo usa le crisi per combattere, per modificare i rapporti di forza. Quindi sotto scacco in questo momento è, sono d'accordo molto con quanto ha detto la compagna, è l'Europa, il modello sociale europeo, dello Stato sociale, che deve essere distrutto, come ha già detto la JP Morgan, e che quindi tutte le forze convergono in questo attacco. E qui si colloca l'Italia. In Italia è un crescendo di obbedienza alle politiche europee. Penso che voi abbiate ben presente qui la continuità, ma il crescendo fra il governo Monti, quello che pensava di fare Bersani, il governo Letta e Renzi. Ecco, io vi dico che all'interno di Rifondazione, e quindi non parlo in modo apodittico, c'è una discussione su che cos'è il governo Renzi, e penso che non sia una discussione nominale. Perché da una parte noi è 2-3 anni che diciamo e facciamo una battaglia anche all'interno del nostro partito, perché ci sono altre proposte rispetto a quella che sto facendo io, vi sto esponendo, dicendo che il centro-sinistra è morto e che quindi anche Letta, anche Monti, che era sostenuto insomma da queste forze, avevano segnato un elemento di discontinuità col passato. Ma io dico, Renzi non è neppure più il centro. Oggi il governo di Renzi fa esattamente quello che avrebbe dovuto fare Berlusconi. Io penso che sia, tant'è vero che noi nel documento dell'ultima direzione abbiamo detto battaglia contro un governo di destra. Quindi è una forzatura, però è vero che è così. E questo governo di destra ha davanti uno sfacelo sociale, anche qui non illustro come è devastata dal punto di vista economico l'Italia, non ha più un'industria, è tutto deserto, le fabbriche chiudono, non c'è un piano industriale, non c'è nulla, c'è solamente l'ubbidienza ai dettati europei. Ma però quello che io voglio sottolineare è uno dei paesi dove ci sono meno lotte, è uno dei paesi dove ci sono stati meno scioperi. Quando la Fornero ha fatto le sue controriforme, non mi ricordo neppure se c'è stato uno sciopero generale, forse, ecco. No, penso di no, ecco. Quindi una roba. E quindi quell'elemento fondativo di questa situazione è che c'è una grande passività sociale che penso che noi dobbiamo cercare di superare. Quindi il primo obiettivo che noi ci siamo dati è quello di organizzare in tutti i modi la mobilitazione contro il governo Renzi e le politiche di austerità europeo, che sono sostanzialmente la stessa cosa, no? Ecco. E quindi io insisto molto sulla necessità di
approcciare anche gli scioperi generali, diciamo così, indetti da... io sono iscritta alla CGIL, ma diciamo così sono anni che non faccio più attività sindacale, da quando sono iscritta allo SPI, che io scioglierei da dopodomani, nel senso che è veramente un luogo orribile. Ecco, però io sono d'accordo, infatti noi penso che da tutte le collocazioni sindacali noi dobbiamo costruire una piattaforma perché ci sia la massima mobilitazione. Quindi qui il problema è mobilitarsi e creare una soggettività che abbia coscienza di sé, perché qui non c'è più la soggettività, una soggettività alternativa. E io qui adesso passo al problema dell'alternatività. Ecco, io non sarà un problema di linguaggio. Comunque io penso che noi abbiamo due compiti dentro la mobilitazione sociale che dobbiamo sostenere in tutti i modi, e quindi cercando di superare la sfiducia nel sindacato e nei partiti, ma anche nel sindacato, perché guardate che uno degli obiettivi di Renzi è quello di distruggere il sindacato, tutti i sindacati, quelli che vanno bene, quelli che vanno male, quelli che in futuro potrebbero andare bene. Ecco, quindi il tentativo di americanizzare la società è di distruggere tutti i corpi intermedi. Uno dei corpi intermedi, diciamo così, più radicati nella società italiana è il sindacato, e quindi l'obiettivo è quello di superare anche di distruggere l'idea del sindacato in sé, anche dal punto di vista, diciamo così, normativo, no? Ecco. E quindi di ritornare anche, e questo me lo ricordava ieri una compagna che conoscete anche voi, la Lidia Menapace, di ritornare a un'idea della corporazione, perché se non c'è più sindacato c'è poi qualcuno che contratta ed è la corporazione. Quindi questo in prospettiva è una cosa. Allora, però in questo quadro io penso che noi dobbiamo costruire, quando tu dici la sinistra anticapitalista, noi preferiamo dirla la sinistra, ma su questo ci possiamo, la sinistra contro il neoliberismo, perché noi pensiamo che il neoliberismo sia la fase ultima del capitalismo ed è la fase più distruttiva, quello che pone, diciamo così, l'alternativa o socialismo o barbarie, e penso che in questo momento si sta andando verso la barbarie. Comunque superiamo questo elemento nominalista. Quindi noi dobbiamo costruire una sinistra alternativa anticapitalista e contro il liberismo. Questa sinistra è alternativa alla socialdemocrazia e anche naturalmente anche a chi oggettivamente è anche fuori della socialdemocrazia, che è Renzi. Questo posizionamento qua è un posizionamento che noi abbiamo anche grazie al lavoro che abbiamo fatto con la sinistra europea. E io qui c'è, in questo dibattito, ma anche nel dibattito del mio partito, c'è un grande assente, che è appunto questo filo rosso che noi abbiamo tenuto, abbiamo aperto con una grande intuizione nel 2004. Il partito della sinistra europea è nato nel 2004, dopo i grandi movimenti degli anni contro la globalizzazione, dopo che questi movimenti avevano subito una relativa sconfitta, in Europa è stato sempre più chiaro che l'Europa di Maastricht, a cui noi eravamo stati tutti contrari, si stava costruendo attraverso una convergenza di ferro fra la socialdemocrazia e le destre europee. È dal 2004 che in Europa ci sono le larghe intese, più o meno. Se voi andate a vedere tutto quello che è stato votato in Europa, è stato votato con i voti di queste due grandi famiglie europee. E quindi l'intuizione che c'è stata è di tentare di unificare le forze anticapitaliste, comuniste, rosso-verdi, così per creare un blocco alternativo che fosse di riferimento alle lotte, ma che funzionasse anche come punto di riferimento nei paesi dove, diciamo così, le forze anticapitaliste erano più deboli. E secondo me, guardate che la sinistra europea non è un luogo ideale, ma è un luogo di grande dibattito, è un luogo espansivo, perché Siriza da una parte, e anche quello che è stato fatto in Italia con
poi dopo parlo anche di questo, della lista Tsipras, è il frutto di una idea politica, di un posizionamento politico, che è il fatto che noi dobbiamo costruire una forza alternativa alle due grandi famiglie, e quindi una cosa che parli, diciamo così, che parli di una transizione, e del fatto che l'Europa o imbocca questa transizione, oppure è chiaro che l'Europa delle banche non ha grande futuro, è appunto il futuro di barbari o di selvaggio degli stati, soprattutto del sud Europa. Quindi noi facciamo una proposta che, tra parentesi, poi mi dispiace di parlare dopo le campagne della Link, ma dove si è cercato di unificare nei paesi queste forze con varie fortune, diciamo così, queste forze sono cresciute non solamente elettoralmente, ma sono anche cresciute nella soggettività e nei legami di massa, nei legami con i movimenti. Quindi io penso che noi in Italia penso che quando diciamo vogliamo costruire la sinistra, che per sinistra intendo la sinistra alternativa, in questo momento abbiamo un luogo, che è un luogo, diciamo così, che non è nato come noi lo pensavamo. Parlo della, adesso io dico lista dell'altra Europa, perché non voglio parlare sempre di Tsipras. Nella costruzione di questa lista noi abbiamo avuto anche delle divergenze col compagno Tsipras. Non so se sono state chiare, non siamo state d'accordo sul fatto che lui diciamo così approvasse il fatto che non ci fosse dentro la parola sinistra, così. Però dentro questo luogo bisogna fare, a mio parere, bisogna investire le nostre forze, bisogna fare una battaglia perché si crei non solamente una mobilitazione sociale, ma si crei la necessità di diventare una soggettività plurale e alternativa politica. Questo è un movimento politico e ha tutte le dinamiche del movimento, e quindi la volontà di essere protagonisti della base, l'essere contro i partiti, contro la dirigenza, così, ma anche l'esigenza politica di darsi una linea politica e dare delle risposte allo sfacelo che c'è in questa società. E diciamo così, anche quello che sta succedendo in questi giorni rispetto alle regionali è significativo della collocazione tendenziale di questa lista, perché nelle uniche regioni dove oggi si va alle elezioni, questa lista ha assunto posizioni, diciamo così, di alternative al PD, che sono la Calabria e anche l'Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna, anche se si è sfilata, diciamo così, SEL, diciamo così, c'è la possibilità che questa lista si presenti, si presenterà, già la presidente, che non conosco, ma comunque una compagna di Parma che ha fatto le lotte degli insegnanti, e quindi c'è questa possibilità. Io penso che lì dentro bisogna investire, perché è una grande opportunità politica. Basta questo? Ecco, noi pensiamo che questo non basti. Penso che le gambe devono essere due. Da una parte, tu a volte l'hai chiamata il fronte, cioè, ecco, quindi ci deve essere questo, chiamiamolo fronte, non è un partito, è un'organizzazione politica plurale che si deve dare delle regole molto democratiche, però non è, ecco, io penso invece che perché questo funzioni ci debba essere anche un punto di riferimento che approfondisca diciamo così, quello che viene dopo che queste forze si rinforzano e affrontano il problema che affronterà la Grecia. La Grecia affronta il problema del potere, del governo e anche del potere, ma non lo può affrontare in uno Stato solo. E questo dibattito qui è stato fatto nella sinistra europea. La sinistra europea è nata con 13 partiti, partiti fratelli, adesso ne ha 26, e ci sono degli osservatori, tanti osservatori. Io per esempio, scusate, io sono anche un po', diciamo così, sfacciata. Io non vi dico, compagni, venite in Rifondazione, ma nella sinistra europea si può stare anche come osservatori.
Ci sono tanti osservatori, sono, c'è il partito comunista tedesco che non è nella Linke, che è, diciamo così, fra virgolette, è molto più di sinistra, molto più radicale. Ci sono tanti forse, ma lì è un luogo di dibattito, è un luogo dove, dove si conosce anche, diciamo così, la realtà degli altri paesi, è un luogo che, come dire, non toglie la propria individualità, ma è anche un luogo espansivo, perché adesso ci sono dei partiti, diciamo così, dell'est che vogliono entrare e che quindi c'è il problema dell'est, dell'est Europa. Quindi secondo me non è un'idea dell'internazionale, però è un'idea che dovrebbe interessare, perché io ho ascoltato il programma di Syriza, l'ho anche letto, sono d'accordo anch'io sul programma, però un conto è avere un programma. È un conto, diciamo così, fare uno scontro in Europa, e questo c'era chiaro quando abbiamo candidato Tsipras. Quando abbiamo candidato Tsipras? Abbiamo candidato il Tsipras dal punto di vista, diciamo così, simbolico, perché è il simbolo di un posto dove prima la sinistra era al 2%, in poco tempo, grazie alle lotte e grazie all'atteggiamento nei confronti delle lotte, si è arrivato quasi alla soglia del governo. Però noi sappiamo che qui c'è un punto, che è il punto del fatto che noi dobbiamo, diciamo così, capire che in Europa lo scontro non può essere solamente fra la Grecia e gli altri. Per questo che noi in Italia, in Spagna, noi pensiamo che tutte le forze che sono con anche Podemos, per esempio il fatto che Podemos sia entrato nel GUE è una cosa importantissima, che è dentro questo percorso. Perché lo scontro contro i trattati, come si fa? Io per esempio sono stupita del fatto che non si è parlato qua per esempio dell'uscita dall'euro. In Siriza c'è una parte importante di Siriza che sostiene l'uscita dall'euro. Nella Linke, nel congresso della Linke, c'è una parte importante che sostiene l'uscita dall'euro. Io non sono d'accordo. Però il Partito Comunista Portoghese, che è fuori dalla sinistra europea, che è però nel GUE, io sono andata alla sua festa nazionale, abbiamo rapporti anche con questo partito che è importantissimo e che spero che prima o poi entri nella, o comunque abbia rapporti più solidi con la sinistra europea. Ecco, loro sono sempre stati contrari all'entrata, proprio alla moneta europea, però non la agitano come parola d'ordine fondamentale, e anche loro si incentrano la loro analisi sul problema del debito. Uno degli elementi che ha detto la compagna è che anche la classe operaia più combattiva, quando tu gli vai a dire che non è vero che il debito è un problema, che il debito, il pubblico si può benissimo governare, che possiamo non pagarlo, che cioè tutte queste, cioè noi dobbiamo anche decostruire quello che è la borghesia, tramite l'informazione di massa di parte, ha messo nella testa. Ecco, quindi io quindi dico sinistra, ma anche organizzazione politica che converge verso un'idea di socialismo, io dico anche di comunismo, ma comunque di socialismo, perché solamente immaginando quello che si può fare in un programma di transizione, noi possiamo affrontare uno scontro così importante, se avverrà quello che avverrà, per cui in uno Stato dell'Europa c'è un governo che rompe tutte le compatibilità europee, deve avere intorno delle forze che non sono solamente non si tratta solamente di solidarietà, ma è qualcosa di più, è qualcosa, cioè succedono delle cose quando un paese dice io non pago più i debiti, cioè non so se allora devono esserci delle altre forze, degli altri paesi che dicono non paghiamo più i debiti, o comunque, cioè è una cosa da costruire insieme. Per questo io vi dico, io sono molto contenta delle proposte, anche perché so che lavoriamo insieme in molte città, a Torino, quell'esperienza lì che è stata molto criticata nel mio partito, cioè al Comitato Nazionale, l'esperienza di Torino, perché ecco, invece secondo me è un'esperienza importantissima anche per me. Però dico, andiamo, cioè c'è un luogo dove queste esperienze trovano delle parziali risposte ed è un luogo di dibattito più ampio. Secondo me, io vi invito a venire in questo luogo
E poi penso anche che non ci si possa accontentare di parlare solamente della sinistra, di costruire la sinistra antiliberista, perché dobbiamo anche parlare di noi e del socialismo, di cosa vuol dire la società socialista. Stamattina avete fatto un convegno sul rapporto fra trasformazione della società è all'ordine del giorno, perché se il nostro sistema non funziona più, no? L'energia, il sistema produttivo, lo stesso noi abbiamo dentro dei compagni che sono della FIOM, eppure sostengono ancora uno sviluppo di tipo industriale, cioè sono diciamo così contraddizioni all'interno del popolo. Quindi io penso che che adesso ci sono due scadenze importanti. Le scadenze importanti non sono solamente le elezioni, ma sono le mobilitazioni della CGIL e della FIOM, sono la mobilitazione degli studenti, secondo me anche la mobilitazione che la lista L'Altra Europa ha organizzato per il 29 novembre. E adesso io parlo per me, parlo per Rifondazione, noi cerchiamo di costruire questa sinistra perché noi vogliamo cedere sovranità. Noi pensiamo che non ci siano dei modelli, diciamo così, però non vogliamo fare un partito unico come Syriza, non vogliamo fare un partito come la Linke. Il modello nostro, diciamo così, di riferimento, anche se naturalmente ci sono le specificità nazionali, è il modello del rapporto fra Izquierda Unida e Partito Comunista Spagnolo. Nel senso che tutti gli iscritti al Partito Comunista Spagnolo si iscrivono, se vogliono, all'Izquierda Unita. Nello statuto di... quindi cioè si fa anche l'ipotesi che qualcuno non voglia. Nello statuto del Partito Comunista Spagnolo c'è un paragrafo molto articolato che dice che il Partito Comunista Spagnolo non si cede alla propria sovranità elettorale a Izquierda Unida a determinate condizioni, diciamo che ci sono delle condizioni. Stessa cosa fa il Partito Comunista Portoghese, perché il Partito Comunista Portoghese sono anni, adesso non mi ricordo più quanti, che non si presenta come Partito Comunista Portoghese, ma si presenta in un fronte con i Verdi, non so se lo sapete. Ecco. Quindi cioè, noi non vogliamo più essere un partito che basa la sua attività sul problema, sulle scadenze elettorali. Se si riesce a costruire questa sinistra, no, noi demandiamo, perché il Partito Comunista fa altro, va nelle fabbriche, fa sperimentazione sociale, così. Io ci tengo a dire che, a differenza, diciamo così, dalla proposta tua, noi teniamo ad avere le due gambe, perché le due gambe, cioè quella nella costruire la sinistra e costruire un partito nuovo, perché secondo me, al di là del fatto uno, no, ecco, però penso che una piccola meditazione su quanto noi diciamo possa essere anche all'interno della vostra organizzazione. Anche dunque rispetto all'altra proposta, e finisco qua, so che c'è all'interno del nostro partito una proposta diversa dalla nostra, che mi pare in questi giorni sia, che è quella appunto di costruire una sinistra più larga, che tenga dentro anche Civati e così. Questo significa dire che non è vero che è morto il centro-sinistra. Quindi la cosa fondamentale è dire che cos'è Renzi. E poi, prima ancora di che cos'è De Renzi, il centrosinistra è morto, a partire dall'alto, no? Poi è chiaro che questa consapevolezza, ora che arriva ai comuni, è più difficile, è più lenta. Però sta già arrivando, perché secondo me anche come ci siamo presentati nelle ultime elezioni, prevalentemente abbiamo cercato di fare liste alternative. Quindi è una cosa che non è un ordine dall'alto. Adesso, per esempio, quello che è successo nelle due regioni, in Calabria da noi, no? E in Emilia, noi non abbiamo dato nessun ordine.
a nessuno, abbiamo solamente detto che il centro-sinistra e i compagni hanno tratto le loro conseguenze e si presentano, stanno cercando di costruire liste alternative al governo del PD. Mi sembra che questo sia un modo di procedere per non disperdere le forze, per non esperdersi a vicenda, diciamo così, con quelli che fanno delle scelte diverse e per cercare di andare avanti, di guardare il futuro. Abbiamo fatto tanti errori, compagni, cerchiamo di non farne per il futuro. Grazie.